www.betes.it. Brucia Roma, brucia Roma con i romani. E tra questi romani, o meglio romanacci, ci sono Daytona, che è bravissimo e lesto a fare il cubo di Rubik di notte, nonostante passi per essere un po' rincoglionito. C'è sta El Cammello, che non ha le sopracciglia, non ha i capelli, non ha speranza, non ha manco voce. Ah, dai tu, io te odio. E che sembra Mia Got in X di Ty West, sembra uno degli alieni che se beve la cicuta all'inizio di Prometheus di Ridley Scott. Poi c'è sta Paul Newman, che non ci vede, è cieco, ma la cosa ironica e raffinata è che non lo vediamo nemmeno bene noi, nel senso che Stefano Sollima inquadra, non inquadra Valerio Mastandrea, non lo inquadra mai frontale, non lo inquadra mai facciale. Daytona e Tony Servillo, El Cammello e Pierfrancesco Favino sotto chili di make up Mia Got e Prometheus di Ridley Scott, e Paul Newman, lo vedi e non lo vedi, è Valerio Mastandrea. Brucia Roma, brucia Roma, Roma brucia, ma non nel senso della canzone di Antonello Venditti, stupenda, che abbiamo sentito in Dolce Nera di Fabio Resinaro 2019, ma nel senso dell'estate anche del 2022, forse ambientato proprio nell'estate del 2022, perché a Roma, forse ve lo ricorderete, scoppiarono tantissimi incendi. Invece siamo adesso nella fine dell'estate, siamo a settembre del 2023, alla 80ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dove Adagio di Stefano Sollima arriva in concorso e i protagonisti sono Daytona, El Cammello, Paul Newman è una serie di pischelli e anche di poliziotti. Questi tre criminali, Daytona, Paul Newman e El Cammello, tre grandi star del nostro cinema, in quale avventura verranno coinvolti mentre a Roma scoppiano questi incendi di qua e di là? Fu veramente un'estate terrificante quella del 2022, e quindi Sollima inquadra sempre questo fumo, queste fiamme, cioè questo senso proprio di distruzione, di apocalisse, di inferno in terra, sotto la tangenziale. C'è una marea di tangenziali, io vivo vicino alla tangenziale, l'ho sentito addosso a me. C'è sta via del Mandrione, c'è sta via della Casilina Vecchia, c'è tutta quella parte di Roma con la ferrovia, Casilina, Vigneto, dove vivo io, Tuscolano Nord, c'è tutta quella zona di Roma che brucia, ed è dentro un gangster movie. Perché? Perché Cammello, Daytona e Paul Newman forse facevano parte della banda della Magliana, forse da giovani erano insieme nelle classiche sale da biliardo. E nonostante non ci sia la canzone di Antonello Venditti che c'era nel film di Resinaro, c'è sta Califano anche un po', diciamo, appoggiato pigramente, ovviamente con tutto il resto del noia. È un gangster movie todo modo, è il todo modo del gangster movie. Si disse di Todo Modo di Petri che era il Requiem, il De Profundis, le mummie del cinema politico italiano, che aveva segnato insieme al neorealismo il nostro dopoguerra. E questo mi ha ricordato tanto Todo Modo, è il Todo Modo brucia Roma, diciamo suburra romanzo criminale. Perché? Perché è come se Sollima volesse veramente anche proprio cantare l'ultima messa funebre per quel tipo di generazione. C'è però, ci sono anche i pischelli, c'è una citazione di Salò di Pasolini che mi ha molto sorpreso in positivo alla fine, su comunque una speranza nei confronti della freschezza della gioventù, come fa anche Pasolini in quel suo terribile e meraviglioso e indimenticabile ultimo film. C'è l'orrore, ma l'orrore forse appartiene a noi vecchi schifosi che abbiamo perso, non siamo riusciti a fare niente, e allora forse bisogna sempre...